Bravo, bravo. Sembra essere molto fast quel Mertens con i tunnel direzionali, ve lo dico. Continua ad avere le caratteristiche di tutte le altre versioni di Mertens che vi ho testato, se vi ricordate. Bravo, Ciro! Bravissimo, che cambio di direzione qui di Mertens. Vedete, è questo quello che deve fare Mertens. Gli si dà palla nell'aria, poi si devono cercare sti guizzi. Le conclusioni su questi giocatori. Tirace! Bravissimo, bravissimo, grande movimento qui. È bella catosa qua di Mertens. Gran bella catosa. Attore? Dai, tua? Sì? Sprint boost? Bravissimo, bravissimo. Finalmente. Finalmente ha fatto una bella giocata questo Mertens do Nascimento. Mezzo al campo, è così, giusto? Vire. Maron! Maron, è partito! È partito! Chi sei di un'ignoranza disumana, eh? Ve lo dico. Ve lo dico. Piace, ma no, non ha vissuto alcuni anni di questo gioco. Madonna, che bello giocare. Aiuto. È utilizzabilissimo. Un Mertens si fermava. Si sarebbe fermato addosso a Tapsoba. Chissà. Aitzien Lievtanans. No, lo voglio inquadrare in faccia quando c'è Hit Lievtanantz, perché Tapsoba come per dire: oh, ma che stai a fare? Togliti dai coglioni. Guardate. Un tentativo maldestro. Anzi, no, 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 no. Tapsoba si scansa. Dice: p'amore Dio, non mi tocca. E via. To. Si scansano, non ci vogliono avere a che fare con questo. Molto presente in game. Mamma mia, mamma mia. Bello, bello. Bravo Barella lì. Oddio, in realtà qua si è abbastanza teletrasportato. Se ma Lievtanantz. Fratamo. Ma Lievtanantz proprio ti chiama una capata a mocca. Chi era quello sciocco che ha provato a fare corpo a corpo con Big Boy Lukaku? Chi era? Mi sa che l'hanno ricoverato a kill, mo. Guarda, è un treno. È un treno e qui ci va di giustezza. Ho provato, ho tirato piano, proprio con la speranza che la palla gli passasse in mezzo alle gambe o l'ha buttata proprio lì. Va la pia. Belli. Maronno, aiuto, è troppo bello. È troppo bello vedere come i vari Walker DC, i vari terzini vi si affiancano, quelli che di solito vi bullizzano, i vari Mbappé, Neymar, s'avvicinano a Kist ma non riescono a fare nulla. Maronna, è troppo bello. Un bei colore rocchi a pa contro, Roberto Carlos. Maro vai, che si numero 360, né Roberto Carlos. Più forte uno o l'altro. Guardate, guardate come tutto sommato. Madò, che meraviglia! Movimenti ampi! Sprint boost. E pigliate sta catusella. Pigliate questa catusella. Sprint boost. E go for it. Toh. Cioè, ma al di là della velocità, cioè. C'ha questi movimenti talmente ampi che prende una velocità incredibile. Cioè, chi Lubarella,
Te saluto proprio, zio. Te saluto proprio. Facciamo un recap di questi giocatori. Abbiamo provato Mertens. Ovviamente può fare il CC. CC, CDC, basta che non gli fate fare il COC. Voglio, il COC non è cosa sua. Ma anche perché un COC con treppiede debole, no. Questa carta è molto particolare. Io qui possiamo aprire mille discorsi. Cercherò di essere il più, insomma, di non dilungarmi troppo. Allora, come si presenta questa carta? È un giocatore incredibilmente tecnico, agile se non premete la corsa nello stretto, palla incollata ai piedi, quindi vi dà anche un po' quella sensazione che la palla gli rimane sotto. Alcuni la amano quella roba lì, io la odio però. Palla incollata ai piedi. Quindi, se lo si utilizza come attaccante, essendo leggerino, è 1,69 m, avendo questi micro movimenti, si fa veramente tanta fatica a girare il DC che vi sta alle spalle per calciare, gli autoblock, eccetera, eccetera. Quindi, anche se fate gli sprint boost, perché ad esempio il tunnel direzionale lo fa molto bene, ma non è paragonabile minimamente a quello che fa un giocatore con delle caratteristiche simili, che può essere un Lozano. Lozano si butta la palla in avanti, vola. Questo qua fa un ottimo tunnel direzionale, ma non è così ampio nei movimenti. Quindi non lo vedete come un giocatore esplosivo tipo Lozano, è da vedere più come un COC, perché messo COC, avendo quella tecnicità, quando affronta, avendo quella tecnica nell'uno contro uno, però col difensore di faccia, non alle spalle, che lo riesce a mandare a vuoto con i cambi di direzione, avendo dei passaggi veramente top, avendo la possibilità di fare, ah, devo vedere se è il tiro a giro, tiro da fuori, tiro di precisione, tiro d'esterno, e si vede, e ho detto tecnicità, non mi chiedete perché, un mix tra agilità e tecnica, perdonatemi. Comunque, se lo fate stare al limite dell'area vi si apre un mondo, perché potete andare a calciare, potete andare ad affrontare l'uomo nell'uno contro uno, potete provare il filtrato, quindi la rende veramente un botto. A me piace tantissimo COC. Attaccante al limite può workare meglio in un attacco a 2. Ora costa un botto. Se siete dei fan, ci può stare. Per me ha un prezzo eccessivo. Non rispecchia, secondo me, in game quelle stats di accelerazione, agilità ed equilibrio paragonato ad un Lozano, ma l'abbiamo visto, pure lui è un body type personalizzato. Lozano ce l'ha lean. Quindi snello, ed è per quello che probabilmente sguscia molto di più. Ad ogni modo, come voto gli do un 8,5, perché comunque è una carta pazzesca. Finalizza, passa benissimo la palla, fa degli inserimenti clamorosi. Però badate bene a dove e come lo usate, perché rischiate di rimanere delusi da questa carta, perché quelle stats un po' mentono. Ah, altra cosa, a campo aperto non va via praticamente a nessuno. Non gli ho visto una volta andare via in velocità a qualcuno. Quindi un'ottima carta, ma va usato molto con i tocchi nello stretto, eccetera, eccetera. Big boy Lukaku. Questo è un giocatore di un'ignoranza mostruosa. Quando vi sprint boost, allora con L1 più la corsa non si sprint boost, perché è pesante, rimane sul posto, non sembra prendere velocità. Invece con i tunnel direzionali, a parte che li fa ampissimi, dopo il movimento ampio del tunnel direzionale prende una velocità incredibile. E poi non lo fermano, perché pure che gli si affiancano, se premete il tasto della protezione palla, gli rimbalzano addosso. Quindi ovviamente è un giocatore totalmente fuori meta da utilizzare for fun, ma è molto divertente. Fa i gol a gogo. Quando tira, sfonda letteralmente le porte. E
Devo dire che nello stretto è anche sufficientemente agile, ovviamente non è Messi, bisogna evitare di girarsi più volte su se stessi perché te giri una volta, te giri due, poi la perde. Però con quella reattività, nonostante il 99 di forza e con quell'agilità e con un buon equilibrio riesce comunque a destreggiarsi bene nello stretto. Però come lo dovete usare? Ripeto, non vi dovete girare a destra, a sinistra, perché non essendo velocissimo, agilissimo, dopo una due volte uno un minimo bravo a difendere valeva pal. Quindi che dovete fare? Palla a Lukaku, decidete dove girarvi, magari guardando l'avversario decidete dove girarsi, sprint boost go tunnel direzionale e partite. Non pi tira benissimo con entrambi i piedi e ribadisco finalizzazione assurda e se la cava molto bene pure coi passaggi. Ci ho azzardato dei bei filtranti epici. Work qui. Giocatore molto pesante, però che straworka con questo 4-4 da utilizzare for fun. È un giocatore fuori meta, però per gli amanti del genere, per i fanboy, ci sta tutto. Nonostante sia totalmente fuori meta, io gli do comunque come voto un bel 8. Non gli posso dare di più perché comunque, sono gli altri giocatori che merita più di 8. Però non mi sarei mai sognato nella mia vita di dare un domani 8 a Lukaku, che è sempre stata una carta per me inutilizzabile. Detto ciò, vi ringrazio di aver visto questo video. Fatemi sapere nei commenti quali sono i prossimi giocatori di cui volete vedere una review qui sul canale. Alla prossima!